Ragazzi e ragazze, bonjour. Credo sia arrivata l'ora di ricominciare con i vlog. Io sono sommersa dagli scatoloni, come ben potete vedere. Questa è la situation in questo momento, sì, mi rendo conto. Non vi farò vedere più di tanto perché sono in casa nuova, quindi questa è una grossa grossa novità perché ho acquistato casa qua a Trieste. Metto di qua così, non disturbo perché mi stanno traslocando. Questo è il terzo ed ultimo giorno di trasloco. Stiamo portando su scatoloni, borse, perché i mobili sono già tutti montati e quindi insomma sta andando molto molto bene. Se riesco già oggi vorrei filmare un video sulla nail art, quindi vediamo se ce la faccio. Questa è la situation momentaneamente. Non ho menzionato il fatto che sono in condizioni pietose, quindi non ho trucco e non mi sono praticamente nemmeno guardata allo specchio, perché appunto è il terzo giorno che mi sveglio e corro ad aprire la porta e a sistemare, dirgli dove mettere i mobili. Nel frattempo spacchetto roba, insomma un po' un casino in questo momento veramente. Comunque sì, sono contenta perché, come sapete, sono sempre stata in affitto e questa invece è casa mia, in una delle zone, anzi nella zona più bella di Trieste, quindi sono proprio contenta. Ma magari vi farò un video aggiornamento sulla mia vita, così sapete tutti gli sviluppi, tutte le novità eccetera eccetera, che so che c'è bisogno di un video del genere da tanto tempo, me ne rendo conto, ed è colpa mia, quindi mi assumo la responsabilità. Presto verranno anche i gattoni qua, anche se mia mamma, siccome adesso sono da lei, anche se mia mamma non me li vuole lasciare, mi dice che no, io ti do Ramsey, il suo siamese, e loro me li tengo io, gatto Denver e gatto Stellina, io no. E quindi presto vedrete anche loro, immaginateveli già che corrono per questi corridoi. Poi naturalmente, sì vabbè, sedi ovunque, poi naturalmente vi farò un tour quando tutto sarà sistemato, vedrete tutto, e anche perché in questo momento è veramente, c'è un casino mostruoso. Quindi io adesso continuo a spacchettare roba e magari poi vi faccio vedere gli sviluppi, sperando di essere in grado di fare qualcosa di costruttivo. Gli operai sono andati via, io sono ancora in alto mare e qualcosina ho fatto, non tanto. Sto cercando in realtà le chiavi, perché altrimenti ho la porta aperta. Ah, eccole, trovate le chiavi. L'unico posto di tutta la casa decente è questo pezzo qua. Se vi faccio vedere l'altro pezzo vi viene un infarto. Benissimo, c'è la TV però, abbiamo TV ma non abbiamo i cavi, ma li troverò, promesso. Li troverò. E adesso vado a chiudere la porta e speriamo di finire almeno il mio studio per oggi. Tra l'altro, tra un po' dovrebbe raggiungermi, scusate se non guardo in videocamera e continuo a guardarmi attorno, ma sto cercando di fare mente locale su tutte le robe che devo fare. E, tra l'altro, tra un po' dovrebbe arrivare mia cugina ad aiutarmi a spacchettare la roba, perché Tomas è al lavoro, e spero che mi suoni al cellulare quando è qua sotto, perché il mio campanello ancora non funziona. Quindi, vabbè, adesso continuiamo a spacchettare. Questo è il mio mouse, questo, perché fare traslochi con una mano sola non è molto intelligente perché ci metti il doppio del tempo. I miei profumi li metteremo qua, dobbiamo dare una pulita a questo vassoio. Questo è il mouse che andrà qua. Oh, ok, spennelliamo, pennelli al loro posto. Mi sono resa conto di aver tanti pennelli che hanno bisogno di una bella lavata. Non vedo l'ora che sia tutto a posto e di farvi l'home tour, ma come sapete la mia filosofia di vita è goditi il momento, quindi non voglio pensare non vedo l'ora che arrivi la cucina, non vedo l'ora che arrivi il letto, non vedo l'ora che sia tutto a posto. Mi sto godendo questo momento perché è il momento in cui per la prima volta in vita mia sono a casa mia, cioè mia, e sto spacchettando la roba, quindi non sono in affitto, è casa mia. E questi, lo so che ve l'ho ripetuto 50 volte, ma è una cosa che sto continuando a ripetere a tutti perché sono troppo contenta di ciò, e quindi mi sto godendo questo momento perché non si ripeterà mai che per la prima volta sarò nella mia casetta da sola. Tra l'altro è la prima volta che sono a casa mia da sola e sto spacchettando roba, quindi ok, vabbè, parte questa parentesi. Avete visto che sono emozionata, io quando sono emozionata parlo a macchinetta e di solito cose poco intelligenti, quindi quindi diciamoci la verità, proprio senza filtri. Quindi qua ho delle salviettine igienizzanti ancora olandesi e andiamo a ripulire. Tra l'altro
chiacchieriamo un po' mentre pulisco, vi va, mi fate compagnia. Tra l'altro stiamo pianificando di andare a fare visita alle mie amiche ad Amsterdam e Tomase, quindi molto probabilmente ci andremo ad inizio giugno, dobbiamo ancora vedere i voli eccetera, ma quasi sicuramente andremo ad inizio giugno quando lui ha qualche giorno di ferie. E tra l'altro mi riallaccio un attimino per il discorso delle ferie di Tomaso eccetera eccetera, perché quando l'avete visto venire con me a Tokyo e Los Angeles, in alcuni commenti ho visto delle cose che non mi piacevano, del tipo: ah sì, ma tu non fai niente dalla mattina alla sera, viaggi, e vabbè, questo me lo dicono sempre. Va bene, se c'è qualche commento così io non ci faccio caso, perché sono 6 anni che faccio quello che faccio e quindi so che è parte del mio lavoro anche quello. Però non mi piace quando viene messo in mezzo magari qualcuno che non c'entra niente, come Tomas, che essendo, mi rendo conto, mio fidanzato, è normale che si parli anche di lui. Poi lui piace, insomma, esporsi, gli piace questo mondo, è curioso, gli va sempre bene se filmo con lui, se insomma, se cioè è sempre contento di partecipare nei video eccetera, quando gli dico facciamo questo, sì sì sì, e quindi è contento. Però non mi piace, appunto, se viene detto qualcosa su di me, va bene, ci sono abituata, non me ne frega niente. Però se vedo qualche commento su di lui, tipo: ah, anche lui non fa niente, anche lui fa il mantenuto, ecco, queste sono cose che non mi piacciono, non lo trovo giusto. E lui, naturalmente, quando è venuto con me a Los Angeles e a Tokyo, si è preso ferie sul lavoro e quindi non ne ha tantissime, quindi deve anche lui adesso stare attento, perché non ha tantissimi giorni ancora. Quindi insomma, volevo solo chiarire questo, perché a volte c'è una linea sottile tra curiosità e maleducazione, e purtroppo su YouTube molto spesso si dà per scontato di sapere le cose che non si sanno, nel senso, ci sono sempre alcuni commenti che in cui la gente che li scrive pensa di sapere cose che in realtà non sa, e vedo che non vengono chieste, semplicemente si danno per scontate, quindi non sempre la verità si sa, tante volte le cose non si sanno, come in questo caso. Tomas naturalmente lavora, e quindi niente, volevo solo specificare questo. Non perdiamo tempo, Nicole, perché abbiamo ancora tanta roba da fare, quindi continuiamo. E tra l'altro la batteria sta lampeggiando, quindi mettiamola in carica. Dove è il caricabatterie? È qua. Carichiamo un po' e poi ci rivediamo quando mi auguro che qui la situation sarà un po' meno incasinata. Questa è la situation, sono andata avanti con il mobiletto degli smalti, anche qui siamo messi abbastanza bene. La mia specchiera è pulita e anche lei, insomma, quasi finita. Questi cassetti li riordinerò in un altro momento, perché veramente sennò è troppo. Nel frattempo sto ascoltando anche i Green Day CD Nimrod. E tra l'altro vogliamo dire una cosa al signor YouTube, tutti assieme YouTube. Signor YouTube, perché non dai la possibilità alla tua app affinché la musica continui a suonare anche se facciamo altre cose nel cellulare, quindi se non lo so andiamo su WhatsApp, o quindi se solo riduciamo tipo a icona l'app di YouTube, la musica dovrebbe continuare a suonare. Quindi piccola parentesi, signor YouTube, vedi, fare qualcosa. E adesso niente, adesso mi metto a mi tolgo questo smalto osceno dalle unghie, tutto rovinatissimo dal trasloco, e mi metto a filmare. Questa è la postation, la postazione, più o meno ci siamo. Mi sono truccata, ho finito il video delle nail art che volevo filmare, ecco il perché delle mie unghie pazze di oggi. Qui c'è anche Tomas. Hello, hello, come è andata al lavoro? Io glielo chiedo sempre. Bene, lui chiede sempre e comunque la risposta è sempre quella. Sempre bene, perfetto. Bene, no, a volte dici pure solito. Solito, sì. Solito. Sì. Cosa te ne pare di questo appartamento che è tutto non lo so, un casino in questo momento? Cosa te ne pare? Beh, adesso devi mettere ancora a posto, però diciamo che il potenziale è molto buono. Il potenziale, che paroloni. Vabbè, comunque adesso io mi farò in realtà un panino con le chipster che mi ha portato la mia mamma, quindi così almeno qualcosa mangio. Eccolo qua, le fragole, panini eccetera, Coca-Cola, abbiamo di tutto. E poi una cosa che faremo sarà andare ad ordinare le tende e a pagare la cucina, quindi roba molto intelligente, molto interessante oggi. Okay. Sì, anche dici? Che dobbiamo andare a vedere anche, beh, a provare anche le biciclette. Ah, per te, per sì. Me, sì. Perché qualcuno tra 3 giorni ha il compleanno e diventa vecchietto. È giusto. Ah, ah, ah. Uh-huh. Ho
una bella annata, però mi piace. Una bella annata. Sì, sì. Va bene. E quindi che bicicletta ti scegli? Penso una mountain bike. Consigliate a Tommaso una bicicletta, ragazzi. Consigliate, se ve ne intendete, consigliate. Grazie. Buongiorno, sono le 8:36 e il tempo fa schifo a Trieste, c'è una bora fortissima, nuvoloni neri, quindi maggio dove sei? Non sembra nemmeno maggio comunque, anzi sembra di stare in Olanda a maggio. Comunque sono sotto casa della mia mamma, lei non c'è ma ci sono i gattoni su, quindi starò un po' con loro, ma soprattutto vado a prendere alcune cosine che ho lasciato da lei, le porto in appartamento mio. E poi giù in appartamento mi metterò al montaggio del video sulla nail art che ho filmato ieri. E, sì, e questo è un po' il programma di oggi, oltre al fatto che devo naturalmente spacchettare scatoloni, borse. Infatti poi verrà la mia cuginetta a darmi una mano, perché è qualche ora libera la mattina. Quindi insomma, tanto tanto da fare, ma sono sempre più felice veramente dell'acquisto, che poi è stato il mio acquisto più importante. Ancora non mi sembra vero di avere una casa, perché quando sei talmente tanto tempo in affitto, ma meno male che ero in affitto ad Amsterdam, perché ritrovarmi adesso con una casa su non sarebbe stato proprio il massimo. Però insomma, trovarsi in una casa dopo tanto tempo che sei in affitto, trovarsi in una casa che è tua, è veramente strano, una sensazione strana ma bellissima. Quindi adesso mi do una mossa, altrimenti veramente si fanno le 10 qua, perché io poi la doccia non me la faccio velocemente. E noi ci vediamo dopo. Ah, caro Never, ciao a tutti, caro Never. Ovviamente tutti sul mio letto, ho fatto un casino. Caro Never, caro Never. Oh, di ciao. Ciao ragazzi, mi siete mancati? Sono il gatto chiacchierone. Tutti sul mio letto, naturalmente. Gatta stellina. Questo è gatto scimmio, cioè si chiama Ramses in realtà. Ramsi? Io lo chiamo gatto scimmio. Ciao scimmietta. Caro Never, presto tu e gatta stellina venite in casetta nuova. Caro Never. Cosa c'è? Ciao amici! Ciao amici! Il mio gatto tutto bianco, la mia nuvoletta tutta bianca, la mia nuvoletta, sì, la mia nuvoletta tutta bianca, la mia nuvoletta. Oh, scusa, scusa, che cosa ho fatto? Oh, mi dai bacini? Mi dai bacini? Grazie, grazie gatto Denver che mi dai bacini. Oh, gatto patatone, i bacini. Ti piace la mia crema al cocco, gatto Denver? Mamma mia, questa panciolona tutta morbida, tutta morbida, sei tutta morbida? Sei tutta morbida, caro Never? Non parlo più, basta, non parlo più, mamma, do solo bacini questa mattina, solo bacini. Ciao ragazzi, ci vediamo presto. La stellina? Oh, ciao, non ho tempo per voi, devo fare il pisolino delle 9 di mattina, dopo ci sarà quello delle 10, quello delle 11, quello delle 12, poi pappa, poi pisolino delle 13, pisolino delle 14, poi pappa, vero gatto stellina? Abbiamo spazzolata, tutta bella spazzolata la nostra gatta stellina. Ho fatto le cose che dovevo fare, questo è il mio outfit di oggi, cioè ho praticamente solo il trench e sotto disastro comunque, e non sono nemmeno truccata perché i miei trucchi sono nel mio appartamento. Non so se sono io così sconclusionata che durante i traslochi sono tutta incasinata oppure se è la norma, però vi giuro, con me è così. Ok, preso tutto quello che dovevo prendere, lo so che sto filmando a tratti, è probabilmente fastidioso, ma è così oggi, in questi giorni è così. Ok, ora, preso tutto quello che dovevo prendere, mi sono fatta anche una doccia, perché non so se la caldaia da me è già stata accesa, quindi non so se l'acqua calda, siamo messi benissimo. E, il bello è che comunque in tutto questo casino io sono contenta, quindi niente, adesso andiamo nel mio appartamento e
poi comincia il bello. Come vlogger faccio pena perché mi sono completamente dimenticata di filmare. È arrivata la mia cuginetta, mi ha aiutato un sacco, vi faccio vedere. Nel frattempo sono qui che edito il video sulle nail art. E allora vi faccio vedere i progressi. In realtà abbiamo finito la libreria, quasi, non so come, ma mi sono spariti dei libri evidentemente o li ho buttati via, non lo so. E invece il mio studio è praticamente pronto, anzi è pronto direi. Ho finito di riempire tutto quanto, anche i cassetti sono pieni. Poi vi farò comunque sempre il tour dello studio, l'home tour, vi farò vedere tutto. E manca soltanto il copridivano rosa che stiamo lavando, e dopodiché anche il divano sarà pronto. Quindi invece il tappeto aspetto a srotolarlo perché mi devono ancora pulire l'appartamento. Quindi, e questo è quanto, insomma. Quindi per il mio studio, per quanto riguarda il mio studio, siamo praticamente alla fine. Anche questo mobiletto è finito, ho sistemato benissimo tutti gli smalti, sono molto fiera di ciò per marchio, e quindi insomma sono contenta. Tra l'altro non so come, ma mi sa che ho perso uno di questi cosi di plastica, questi portasmalti, oppure ne devo prendere un altro perché tutti quegli smalti lì avanzano. Quindi però sono molto molto soddisfatta, il resto è ancora un ambaradan pazzesco, lasciamo stare, ma sta andando abbastanza bene direi, se sorvoliamo e non vediamo questa roba. Però no, sono molto molto contenta, mi sono mangiata un paninetto alla mortadella praticamente, adesso sto mangiando questi, tipo questi amaretti mentre finisco il video, e basta. E poi alle 15, quindi tra un'oretta, dovrebbe raggiungermi Tomas che finisce di lavorare. Quindi continuiamo qua e ci vediamo tra un po'. Non so se questi vlog sono interessanti perché ci tenevo a farvi vedere la preparazione della nuova casa e tutto quanto. Mi dispiace se non ve ne ho parlato prima, ma veramente stavo aspettando di essere sicura di avere, cioè che la casa fosse già mia per parlarvene, quindi è un po' una sorpresa, ma sono molto molto felice. Spero appunto che questi vlog abbiano un senso, ma quando tutto sarà pronto e sistemato, insomma, mi farà piacere che anche voi vediate la differenza del prima e del dopo.